che bello quando va dritto da solo. Perfetto. A parte che Rutilia va anche da sola ogni tanto. Qua. Oh, è passa. Ubriaco, è già di prima mattina. Eccoci. Greetings. Tuo fratello è morto, purtroppo. Bad news. And Eric has killed your brother. If it's any comfort, I avenged him. Comfort? Yeah. Of course it's no comfort. And we told Mikkel. Why are you so eager to help strangers? Sit your arse down, or Mikkel, there'll be misfortune. Well, what are you still standing there? Can't get your fill of no, la ricompensa? No, I prefer porridge and gravy like everybody else. Pay me and I'll go buy some. I'd have paid you if you brought Mikkel back alive. I'm due a reward. Give me some coin. A reward? Oi. Eh. You're due. Here. Grazie. Esattamente le corone che avevo chiesto. Grazie, molto gentile. Cavallo, che c'è di nuovo? Che è? Ah, micio. Sentivo qualcuno che stava soffiando, però. Vediamo se mo me lo fa fare. Aspetta, prima. Ok, c'è solo questa qui. Però direi di aspettare. Questo. Scopriamo se qualcuno nasconde qualcosa. Perché mi indica Novigrad e dall'altra parte? Non ho capito questa cosa qui. Là ci stanno degli annunci. Aspetta che vado a prendere quello. Puoi trovare barche lungo la costa e nei porti vicini. Sì, lo so. Sott'acqua non puoi combattere né lanciare segni, ma puoi usare la balestra. Quindi in teoria posso sempre combattere, ma non normalmente, solo con la balestra. Non è difficile da dire così. Dove devo andare? Aspetta. Aspetta, che c'era una bacheca con delle missioni, ho visto. Che è questa gialla. Avete visto come sono brava? Adesso riconosco i segni e le cose. Yeah, dopo un anno e qualcosa. Sarebbe anche ora, però è già un miglioramento, passo in avanti. Ok, questa è la puntata del giretto. No, comunque scherzi a parte, fatto molto molto bene per tanti versi, per altri i bug rovinano un po' l'atmosfera, ecco. Stavolta sono io che sto saltando, non sto facendo salterino da solo, quindi non vi preoccupate. Rutilia, mamma mia, perché devi sempre venire così piano piano, mogia mogia? Siamo così. Perché? Che è successo? Non ho capito cosa gli è successo al cavallo. Sai che ho combinato qualcosa. Come se gli avessi usato la mia magia su Rutilia. Probabilmente sì a questo punto.
Bacheca degli annunci. Piace tanto la bacheca degli annunci a me. A posto, c'era solo questa di bacheca degli annunci. Poi ci sono questi punti. Ah no, c'è anche questa qua in fondo. Tra contratti per mostri. Ok. No, però non è qua che ci serve. Cioè io non riesco a capire dove devo andare. Quello è il problema. Allora, fammi vedere. Brava gente, il mio apprendista Folkert è sparito. Sono terribilmente preoccupato per lui. Pertanto, prego chiunque lo incontri di portarlo da me, in cambio di una discreta somma di corone novigradesi. Per maggiori informazioni, venite alla mia capanna della periferia di Oxenfurt. Se doveste perdervi, chiedete agli abitanti della zona di indicarvi il laboratorio dell'erborista locale e di sicuro sto per aiutarvi. Ok, facciamo questa. Andiamo a parlare con l'erborista. Da serie erborista amico mio. Allora, dove sta l'erborista? Oh, sta qua. Però prima di andare all'erborista, visto che è più vicino questo, andiamo a sbloccare questo. Sì, andiamo a sbloccare proprio quello. Passiamo da qua, così faccio prima. Sblocco un po' di roba, così magari possiamo allenare di più Geralt e magari avere anche qualche oggetto in più utile, o anche solo un po' di esperienza, che non fa male. Beh, facciamo anche un qualcosina di diverso. Andiamo a cercare le missioni che non ho ancora sbloccato, letteralmente, perché ho sempre paura che andando avanti poi mi dice missione fallita, come ha fatto l'ultima volta che me ne ha messe un sacco di missioni fallite. Ok. Sì, hai ragione. Non so cosa ha detto, ma ha ragione. A noi interessa questo. Quindi andiamo a prendercelo. Che cavolo è questo? Però mi sembra di averlo già visto. You again? Ah, ho capito chi è. On God, I say. Victory will be mine this time. I've practiced with shield and sword. Certo. Any headless scarecrow around here, heed my warning and stand and fight. Che pizza quest'uomo. Ma sì, dai, facciamola finita. Now show me what you got. Shut up. Di già. Subito. That enough? Yes. But next time. No, che prossima volta. Basta. Go back to Mate Bilberry and apologize for being an ass. Quick, before I change my mind and break your bones. We shall meet again. Senza speranza. Ho detto, mi sembra di averlo già visto. Eccola là. L'ho visto? Sì, l'ho visto. Allora, ce n'è un altro qua, però lontanissimo. Ma sì, dai, facciamo questi. Allora, il becco di nuovo qua. Immaginate. Mamma mia. Sì, hai ragione. Hai ragionissimo. Andiamo a cercare subito. Che gente ragazzi, ma io cosa devo fare questi personaggi? Sì, ma mi devi dare viaggio rapido qua, se no facciamo il giro dell'oca qui. Ah, perché vabbè, vado qua, va. Vado qua, che è più vicino. Quello lì comunque io non lo so perché tutte le volte combatti e poi lo batto sempre io a sto punto. Maleducato. Lo sento solo io o ha sputato dalla guardia?
Oh, questi gatti. Non c'ho uno in casa. Grazie. Che almeno non mi soffia così. Non sa neanche soffiare in realtà, Red, ma quello è un altro discorso. C'è anche il fabbro, sì che mi serve. Già che ci sono. Il libro dedicato alla tipologia specifica di mostri contengono informazioni su come sconfiggerli. Grazie. Allora, da qui dobbiamo andare. Devo sempre fare esatto qua, perché altrimenti ci perdiamo. Io taglio sempre, così sono sicura che arrivo subito. O quasi. Allora, qua più forse dobbiamo passare sul ponte, noi abbiamo molte alternative. Tramonto! Che è sta sfilza di persone morte? Ah, saccheggiatore. What happened here? You stupid or blind? It's clear as day. Tis also clear he's a witcher. Spare him your lip and answer. I knows as much as yous, meaning nothing. But with a little learning, corpses can be read like books. Black then, see? Fought the Reds. For the bridge. We've merely seen to it that nothing goes to waste. Take this fine sword, for example. Found it in the rushes. Maybe you'd like to buy it. No, ne ho già tanto. Dead man's sword. No thanks. Dead or quick, who cares about some previous owner? Sword cuts the same regardless. But if it's not to your liking, fine. Solo questo? Però. Era solo questo. Allora, niente. E devo passare di qua adesso. A parte che qua c'è un sacco di roba da sbloccare, ma proprio tanta. Spero trovo un viaggio rapido, passiamo di là. C'è la nebbia adesso? L'erborista non era mica quello dell'inizio. Roach. C'era una missione con l'erborista da fare, mi ricordo, all'inizio del gioco. Però non so se è la stessa persona. Magari è un lavoro che in questo gioco lo fanno molti personaggi, ecco. Slow now. Whoa. Tesoro sopravviato. Dove? Ah, un orso. Ho sbagliato, non volevo la torcia. Togli sta torcia. Ecco. Dove sta andando? Bravo orso. Magari. Sta fermo. Fatto! Più facile di così.
aprendo giusto per, però, cioè. Go, go. Andiamo. Che già abbiamo perso troppo tempo. Ok. Perfetto. È complicato far andare Rutilia dritta in questi posti. Ok, giustamente. Perfetto. Dai. Ti puoi inchiodare nell'unico angolino dove non ti devi inchiodare? Ah sì, ste zone, ve le ricordo. Dai, che sennò il cavallo si spaventa. La sta canzone la voglio mettere sulla mia playlist di Spotify. Se qualcuno la sa trovare, ciao brodero. Take it easy. Devo andare sopra di qua, mannaggia. Tutto a posto, brodero. Sì, vabbè, però. Quello l'avevo già ucciso, sì. Oh, ah, perché è tipo una... Ah, una bella tana loro. Sì, grazie, tu? Sì. Sono solo un po' stanca, ma... anche tu sei stanca, a posto. Però oggi ho fatto di tutto, ho fatto. Quindi giustamente la stanchezza si fa sentire. Oh, sono riuscita ad arrivare alla meta. Ma pensa. Che bello. Aspetta che però devo far fuori questi, perché sennò. Bella, bella. Mi è piaciuta sta canzone. Dunque, tutto sto casino per? Io volevo andare qua. Ah, che cavolata che ho fatto! Sono arrivata praticamente col cavallo nel punto che mi serviva per poi arrivare di qua. Si vede che sto dormendo, eh? Il mio cervello fa tutto il contrario di quello che stava pensando. Perfetto. Sì, come stavo dicendo, oggi praticamente cerca su Spotify The Witcher 3 with Dante Play. Devo cercare, sì. Sì, sì. E oggi sono andata a continuare l'altro progetto, che poi ve ne parlerò più avanti. Sto cercando un po' di vendere anche i miei libri, perché comunque non è facile vendere, insomma, qualcosa pubblicato praticamente senza una casa editrice di quelle famose, ecco. E poi niente, visto che stavo dormendo, sono andata a fare una passeggiata giusto per tenermi sveglia. Porca miseria, cioè non riuscivo a stare al computer neanche 5 minuti di pomeriggio, perché mi sono svegliata anche presto, quindi è stato per me bello, perché comunque ho fatto qualcosa di utile, ecco. Un po' meno bello perché di solito non mi sveglio mai alle 7, quindi è stato un po' brutto in quel senso di...
Però sì, dai, è stata una giornata abbastanza tranquilla. In sti giorni devo anche prendere degli appuntamenti per delle cose mie e basta. Un po' di cose così. Wind's howling. So che ulula. Ma noi dobbiamo arrivare al punto. Come ci entro lì? Bella domanda. Ok, devo fare il giro dall'altra parte. Posto. Quindi girati dall'altra parte. Ma Rutilia dove sta? L'ho mandata a quel paese, perché ogni volta si blocca. Mannaggia di un cavallo. Specialmente ci sono queste collinette qua. Con Rutilia ci litigo. A parte che, vabbè, ultimamente becco talmente tanti bug in sto gioco che mi sembra di fare Assassin's Creed. Ti giuro. Roba allucinante. Oh, guarda. L'altra volta c'era Geralt Salterino. Poi l'altra volta ancora c'era sempre Geralt particolare che faceva cavolate. O qualcuno dietro nel video faceva cavolate. E stasera invece ci sono alcune missioni che mi dice che ci sono, me le fa vedere in due mappe, però non me le dà nelle mappe. Quindi voglio capire come ci arrivo io in quelle missioni. Però vabbè, per quello ho deciso alla fine di andare a prendere queste missioncine secondarie. Tanto alla fine non mi costa niente fare una deviazione. Posto. Luogo non scoperto. Chi è? Cos'è? Avviso. Alcuni soldati al servizio di Sua Altezza Imperiale Envir van Hermes sono scomparsi nel corso della loro missione. Chiunque li troverà riceverà una ricompensa. Per maggiori informazioni rivolgersi al quartiermastro dell'accampamento principale dell'esercito. Va bene, grazie. Però non lo facciamo adesso. Cosa manca? Sì, zitto, che devo capire cosa manca. Me ne posso andare da sto postaccio? Me ne posso andare da sto postaccio. Dunque, ritorniamo qua. E devo andare dall'erborista a farmi dare qualcosa, va? Così rimango sveglia. Guarda, solo per te, brodero, ti chiamo Rutilia. Solo per te, voglio vedere da dove scende. Vedi? Vedi che si inchioda? Sta lì ferma. Quindi? Cioè, devi scendere. Se io ti chiamo giù, devi venire giù. No. Io non lo so. Non lo so io. Sto cavallo, come l'hanno fatto. Ma che gentile, grazie. Prego. Vedi che non si muove? Fa quello che vuole sto cavallo. Allora, permesso. Scusate. Grazie, arrivederci. Va bene, non ho capito cosa hai detto, ma va bene lo stesso. Adesso faccio la scorciatoia. Vedrai come impazzisce Rutilia. Mi piace così tanto quando faccio la scorciatoia che qua non si muove più. Per un po' d'acqua si ferma. Qualsiasi cosa che trova davanti, tra l'altro. Ma quelli sono dettagli, eh? Ok. Allora, c'è la canzoncina bella. Che finisce subito perché io già sono corsa via. Perfetto. Strano. Hai visto, brother? Arrivi tu e Rutilia fa la brava. Ma l'hai pagata? Perché con me quando siamo io e lei, niente, zero. Sto sbagliando strada, tanto per cambiare. Di là, Gioia, di là. Brava ragazza. Porto fortuna allora, mi sa di sì. Guarda, se mi portassi fortuna pure nelle vendite, sarebbe l'ideale. Eccolo qua, quello che mi serviva. Oh, ancora si coglie. E vai via. Perfetto. Allora a me serve viaggio rapido.
Stiamo dicendo, sarebbe il top se mi porti fortuna pure nelle vendite. Anche se forse un libro oggi sono riuscita a venderlo, forse. Perché fin quando non me lo ordina ufficialmente il libro, non canto vittoria. Che è una ragazza che ho conosciuto in un gruppo di lettura e mi ha detto che praticamente è interessata al mio libro, però ancora non ha detto che forse viene da queste parti e quindi poi ci incontriamo e me lo paga. Ciao Kai, buonasera, non ti preoccupare, tanto stiamo andando dall'erborista, quindi sei perso chissà che cosa. A parte mesclerare la cosa più bella che purtroppo ti sei perso. Posto. Fare il giro lungo perché c'è il buco. Ma porca miseria. Oh, yeah. Finalmente ce l'abbiamo fatta. Sì, vabbè. Mi sta aspettando ancora di qua. Cioè, ma dai. Lupi, figurati. Ok, dai che ci siamo quasi. Dai che ci siamo quasi. Eccolo qua. Erborista. Erborista, buongiorno. Dov'è? Ah, eccolo qua. Greetings. Is it herbs you seek? Medicines to mute a bashful maid's inhibitions? Or a concoction to raise your own courage for a second? Sempre delle bellissime pozioni. Aye. One to make your hair grow. Tutto a posto, oggi sono un po' stanca perché ho avuto una giornata piena, an però va bene. A calmer of heartburn. Tell me what ails you. Dimmi cosa mi serve. Sono qui per l'annuncio. Hear about the contract. Whew, a taker at long last. Poverty in everyone's lips, but when you've a job to give, no one's eager. Ma che mani giganti c'ha? Lazy, that's the truth of it. Stick to the point. Come Gianni Morandi, sorry, praticamente. For the chatter. I'm anxious, is all. Been so long without any work. Sai che hanno preso spunto da lui. It's my apprentice, Falkert. I sent him to the Dead White Wood. You know, the forest near Martin Foy's farmstead. I'd run out of hand fiber, see, and the damned stuff grows thick as weeds there. Mm-hmm. Let me guess. Hasn't returned. Classico, yes, guarda. No, he hasn't. Please, find him and bring him back safe and sound. D'accordo. No promises, but I can certainly look for him. Any distinguishing features? Adesso mi dice che c'ha delle orecchie a sventola, giuro che rido. Well, he's a halfling. Ah, capelli chiari, non ha detto niente delle orecchie. Posto. Will that do? It'll have to. So long. Sarebbe stato carino, però, la battuta sull'orecchia a sventola. Non ho niente contro gente che ha le orecchie a sventola, quindi non vi offendete. Però comunque ci poteva stare una battuta. Allora.